Due giorni con la polizia locale, oggi mercoledì 3 luglio e domani giovedì 4 luglio, la città di Mister Bianco ospita il meeting nazionale della polizia locale italiana. L'iniziativa è promossa dalle associazioni nazionali OPL, Osservatorio Polizia Locale, il Fuoricoro, la memoria storica dei caduti della polizia locale d'Italia e Migliore Tutela, Associazione Nazionale dei Consumatori e delle Microimprese. Con l'alto patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana, il patrocinio della città di Mister Bianco, dell'Assessorato regionale, autonomie locali e dell'ANCI Sicilia. Il meeting si svolge nell'area studi dell'Auditorium Nelson Mandela di Mister Bianco, in agenda dibattiti e approfondimenti sui temi di attualità che riguardano il comparto, a partire dalla riforma Cartabia e dalla riforma dell'ordinamento della polizia locale, fino a specifiche questioni come autovelox, omicidio stradale, reato di abbandono di rifiuti, TSO, previsti gli interventi di autorità civili e militari. Due giornate per la polizia locale, giornate di approfondimento, aggiornamento, ma anche di rivendicazione e soprattutto di valorizzazione di questo corpo che è uno degli obiettivi della vostra associazione. Assolutamente sì, e non a caso oggi presentiamo un libro storico sulla polizia locale e sulle vittime della polizia locale, in quanto riteniamo che sia importante che le istituzioni sappiano realmente chi siamo, perché spesso non lo sanno, e si portino avanti finalmente questa riforma sulla polizia locale che ha bisogno assolutamente di strumenti per poter garantire ai nostri cittadini la capacità operativa di intervento su quelle che sono le richieste dell'utenza. Questo è il nostro obiettivo, mettere insieme cittadini e polizie locali e chiedere alla politica, oggi c'è stato l'intervento del presidente Maurizio Gasparri, che è uno di quei politici che si stanno impegnando seriamente sulla riforma della polizia locale. Ci auguriamo che questo percorso vada avanti perché è dal 1986 che lo stiamo aspettando. Franco Notarrigo, un appuntamento importante per valorizzare le professionalità e per puntare avanti soprattutto. Certo, puntare avanti verso una corretta e giusta rivendicazione del personale della Polizia Locale d'Italia per una equa riforma nazionale e regionale. Questo è quello che si attende alla polizia locale oggi rispetto ai compiti, alle funzioni, ai servizi che vengono erogati ai cittadini. Per poter combattere l'illegalità diffusa, come spesso viene detto dai politici in generale, dalle istituzioni, occorre uno strumento, lo strumento della polizia locale. Lo strumento della polizia locale perché è quella che può sicuramente far rispettare, incidere e far rispettare le leggi a tutti i cittadini, evitando le disparità, le ingiustizie che spesso troviamo anche sulla strada, nel verbale di contravvenzione al divieto di sosta o ad altre violazioni che si commettono sulla strada, come l'abbandono dei rifiuti, come ad esempio l'occupazione abusiva delle strade. Ma è compito della polizia locale. La polizia locale vorrebbe essere messa in grado attraverso degli strumenti che sono gli strumenti normativi, come le due riforme che noi ci attendiamo da 30 anni, sia a livello nazionale che a livello regionale. Due riforme, quella nazionale, la 65-86, quindi del 1986 ad oggi, non adeguata ai tempi, alle riforme della pubblica amministrazione che sono intervenute e non adeguata alle funzioni e compiti che sempre più si richiedono oggi alla polizia locale. Oggi la polizia locale è, diciamo, l'organo che è preposto all'attività di sicurezza dei cittadini. Se manca questo, è chiaro che il caos interviene. Quindi noi vogliamo una riforma proprio a favore dei cittadini, non tanto per la polizia locale, ma per la polizia locale operare bene occorre una corretta organizzazione, strumenti adeguati, uniformi che consentono anche al cittadino di individuare immediatamente il poliziotto locale. Ecco, questo è il termine corretto da utilizzare oggi. Il ruolo e la presenza delle donne nel corpo di polizia locale. È un ruolo che via via acquisisce sempre più, diciamo, valenza.
perché ancora diciamo la differenza di presenza tra uomini e donne è tanta, anche se devo dire che nel nostro comune con le ultime assunzioni, con il nostro corpo di polizia con le ultime assunzioni si sta diciamo capovolgendo la percentuale, perché proprio a febbraio sono state assunte 12 donne, 12 colleghe e 2 uomini. Oggi è proprio importante questo intervento perché offriamo loro, sia alle nostre giovani colleghe assunte a febbraio, ma anche a tutte le altre colleghe che sono presenti, che sono sia diciamo, di lungo corso ma anche nuove assunte, la possibilità di ascoltare i preziosi relatori che sono presenti in questo meeting nazionale proprio per fare formazione, perché purtroppo noi ancora non abbiamo una scuola di formazione regionale ed è questa l'ottica a cui si va incontro, proprio di creare anche una scuola di formazione. Quindi questo meeting è un'occasione importantissima e preziosa, perché i temi che stiamo affrontando proprio ci permettono di formare, dare un contributo sia in materia di autovelox, di rilevo stradali, rilievi stradali, soprattutto sull'omicidio stradale, ma anche sull'abbandono dei rifiuti e tutte le altre materie, e soprattutto il TSO, abbiamo sentito il dottore Florio stamattina, sono momenti formativi. Avremo anche la presenza più tardi del procuratore vicario, la dottoressa Santonocido della Procura di Catania, che ci fornirà appunto le direttive di cui noi operatori abbiamo bisogno.